Le pesanti sanzioni disciplinari del giudice sportivo per la Fidelissandia dopo la sfida con il Mola di domenica scorsa regala ai padroni di casa nell'insolita casa del Puttilli di Barletta senza pubblico amico una marcia in più contro il Copertino nel match valido per la 28ª giornata del torneo di eccellenza. Soli 3 giri di lancetta e la fortezza calcio a rete dei 20 metri con la sfera che si insacca sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Bruno. 1-0 ed ospiti di Volturo in balia andriese. Le assenze di Moscelli, Strambelli e Campanella infatti mutano l'atteggiamento tattico trasformato da Tragno in un 4-3-3 molto offensivo con il trio Albrizio, Di Rito e Trotta a tenere in pressione la difesa di casa. Il gol del vantaggio galvanizza gli azzurri che dopo soli 5 minuti raddoppiano con un colpo di testa dell'attaccante Di Rito perfettamente assistito da Trotta. 2 giri di lancette ed arriva anche il tris. L'Oseto colpisce di testa da pochi passi dopo un assist millimetrico di La Fortezza. Al 15° arriva anche il poker. Lo Grieco entra in aria e viene atterrato da Di Silvestro. Il direttore di gara fischia il calcio di rigore che Nicolas Di Rito sigla con la sua doppietta personale. Il Copertino non accenna una reazione e la Fidelis rifiata sino al 37° quando ancora un assist di La Fortezza coglie la testa di Albrizio e sigla il quinto gol. Al 41° è la volta di Trotta che trova il sesto gol dopo una perfetta incursione ed il buco difensivo di Martina. La ripresa si apre a ritmi blandi e con la squadra ospite alla ricerca del gol della bandiera. Al 57° però è ancora la Fidelis a sfiorare la marcatura. Calcio di punizione di Loseto e Bruno interviene bene con i pugni. All'82° è a Bruno a strappare applausi dopo il tiro ravvicinato di Quercia. All'87° l'unica azione pericolosa del match del Copertino. Carlà, da posizione ravvicinata, si fa respingere il tiro dall'ottimo intervento di Sanson. Al 92° poi la settima marcatura del match, la prima personale del terzino La Vopa. Un successo di rabbia per la squadra di Ragno che preparerà in settimana la delicata trasferta di Ostuni.